dobbiamo parlare un pochino della clausola di Delete, perché ragazzi, molti di voi mi hanno chiesto praticamente su internet, in generale su internet, su Instagram in generale, mi avete chiesto, mi avete detto: Matt, ma non hai parlato con, diciamo, precisione della clausola di Delete, perché comunque ti sei mantenuto molto vago, volevo sapere il motivo, perché c'è qualcosa che effettivamente ci stai nascondendo. Assolutamente, ragazzi, non nascondo niente a nessuno, ci mancherebbe altro. Il motivo per cui mi ero espresso in maniera molto vaga sulla clausola di Delete è che aspettavo particolari ufficiali della clausola di Delete, perché comunque per il anche nel momento in cui faccio il video non ci sono comunicazioni ufficiali, ma Gianluca Di Marzio ieri ha parlato, e comunque quando parla Di Marzio nella maggior parte dei casi trapelano poi situazioni, diciamo, ufficiali. Allora, quanto ammonta la clausola di Delete? Perché la Juve ha messo la clausola di Delete? Soprattutto, che particolarità ha questa clausola? Lo vediamo in questo video. Se non l'avete fatto, vi invito a scrivere like, sapete già tutto quello che dovete fare. Allora, la clausola di Delete oscillerà tra i 125 e i 150 milioni di euro, quindi una di queste due cifre. Di Marzio va verso i 150, alcuni dicono 125, quindi dico tra 125 e 150 milioni di euro. Sarà una clausola rescissoria che i club di tutto il mondo potranno esercitare, ma solo a partire dal 2022, cioè dal terzo anno di contratto di Delete. Questo cosa vuol dire? Che nessuna squadra sulla faccia della terra può andare dalla Juventus nei primi due anni di contratto e dire voglio pagare la clausola di Delete. Non esiste. Quindi per i primi due anni Delete non è trattabile a livello di clausola. Poi, se dovesse venire il Barcellona, faccio un esempio, offre 200 milioni, la Juventus ci pensa, ma state ben tranquilli che la Juve Delete non lo vuole cedere e non lo cederà tanto facilmente. Perché è stata inserita la clausola? Molti di voi mi hanno detto: Matt, ma io sono stanco di vedere giocatori che hanno la clausola rescissoria all'interno del contratto, eccetera, eccetera. Ragazzi, la clausola si può, diciamo, giudicare come una sorta di amo per il pesce. Chi di voi va a pesca, ce ne saranno sicuramente altri, io non ci sono mai andato, ma mio padre ci andava spesso, ci va spesso, butta, no, l'amo all'interno del mare e poi giustamente il pesce a bocca e poi ritiri il pesce. La clausola ha quel valore lì, cioè serve a dare garanzie alla persona che viene. Perché? Perché non potete pretendere che un ragazzo di 19 anni, cresciuto in Olanda, senza alcuna cultura del mondo Juventus, venga alla Juve e dica sì, voglio stare qui per 20 anni, voglio dedicarmi tutto alla Juventus, voglio che la mia carriera sia dedicata tutta alla Juventus. È un discorso irreale, ragazzi, dobbiamo guadagnarci la sua fiducia piano piano, dobbiamo comunque fargli capire che qui può crescere, può stare bene, può diventare qualcuno, ma questa cosa qui non può partire dal momento in cui tu lo acquisti. Devi fargli comunque capire che lui qui è protetto, che lui qui è riservato, che lui qui può stare a casa sua. Quindi con il tempo, state ben tranquilli, che Delete l'idea di andare via che molti di voi gli hanno affibbiato su internet se la toglierà dalla testa. Anche perché Delete non ha detto no, io voglio stare alla Juve due anni e poi vado via. Non è stata mai detta questa cosa. Questa clausola rescissoria è stata, diciamo, inserita nel contratto per cercare di attrarre Delete e fargli capire: vieni qui, ma non è che ti leghiamo ai cancelli dello stadio, voglio dire, ti leghiamo mani e piedi perché poi non puoi andare più via. Tu sarai padrone comunque del tuo destino, a partire dal terzo anno comunque di contratto. Per i primi due anni rimarrai qui. Ma ribadisco e ripeto, ragazzi, non esiste che Delete lasci la Juventus perché la Juve vuole vendere Delete. Cioè, la clausola rescissoria è solamente un modo per cercare di far capire al giocatore che non teniamo prigioniero nessuno. Pensate un po' che in Spagna le clausole rescissorie sono obbligatorie, quindi ogni giocatore deve avere una clausola. Quindi figuriamoci un po'. E poi giustamente parliamo, ragazzi, del significato che ha questa clausola, perché molti mi hanno detto: Matt, ma io, voglio dire, sono preoccupato per Emre Can, che ha una clausola di 50 milioni. Emre Can, se fa un'altra stagione come quella che ha fatto ora, 50 milioni non li vale più, ne vale 80. Voglio dire, ok, avete ragione, nel senso, all'interno del mondo del calcio oggi c'è talmente tanta, diciamo, frenesia e talmente tanta agitazione, talmente tanta anche, proprio ho detto il termine giusto, frenesia, perché la frenesia c'è all'interno del mondo del calcio, che un giocatore fa tre partite buone e vale 50 milioni. Non è il caso dei nostri giocatori, voglio dire, ma ci sono dei giocatori che veramente vengono, diciamo, visti sotto quest'ottica qui. Ora, voi dovete rendervi conto che a capo della Juventus, per quanto riguarda la parte economica, abbiamo già affrontato, e quindi quella è competenza. Per quanto riguarda la parte sportiva, c'è uno, che è Fabio Paratici, che non è incompetente. Quindi quando Paratici viene da voi e Paratici vi dice io oggi cedo Emre Can, io oggi cedo Pjanic e prendo questo ragazzo, voi dovete fidarvi.
Ve lo dico sinceramente, dovete fidarvi, perché da quando Paradis ha preso il controllo delle operazioni sportive all'interno della Juve, Paradis in un anno ci ha portato Cristiano Ronaldo e De Ligt, cioè il giocatore più forte del mondo e il talento difensivo più in voga del mondo. Ragazzi, vi sto semplicemente dicendo le cose come stanno, vi sto dicendo la verità, cioè vi sto raccontando le cose per quelle che sono, non è che mi sto inventando le cose. Quindi dovete avere fiducia della Juventus, perché se la Juventus non fosse gestita bene, state ben tranquilli che a far fuori uno che non si comporta bene, che non fa le proprie mansioni con passione, ci mettono 2 minuti. La Juve è un SPA, non è un negozietto quello che abbiamo sotto casa. È una squadra che ha una società forte alle spalle, che investe denaro, che deve comunque capire quanto può investire denaro, ma soprattutto che deve, ragazzi, essere prima in tutto. E ci stiamo quasi quasi riuscendo nella nostra vita, ragazzi, nella nostra storia, nella nostra vita calcistica. Siamo sempre stati superiori nello stile, siamo stati i primi a vincere tutto, abbiamo avuto i migliori campioni del mondo. Ora bisogna solamente avviare un nuovo ciclo dal punto di vista mondiale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, ragazzi. Ovviamente volevo chiedervi anche se siete d'accordo con la clausola di De Ligt e ovviamente a quanto avreste fissato la clausola di De Ligt, se la giudicate troppo bassa o troppo alta, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi.